Alla fine la foto con la facciata della basilica è d'obbligo. Si ritrovano tutti accanto all'obelisco in piazza San Pietro con il loro vescovo che da meno di un'ora è il primo cardinale di Tonga, arcipelago nell'estrema periferia dell'oceano Pacifico meridionale. E lui, Soane Patita Paini Mafi, tratti e stazza inconfondibilmente polinesiani, si presta ad un'infinità di scatti, sempre sorridente accanto al suo popolo, in gran parte immigrati negli Stati Uniti e nella Nuova Zelanda, ancora frastornato dalla cerimonia con cui ha ricevuto la porpora. Ho avvertito il senso della grandezza della Chiesa. Sì, è vero, siamo piccoli, ma apparteniamo a un qualcosa di grande. 30 ore di volo, 4-5 scali a seconda della compagnia aerea per arrivare nel centro della cristianità. Un cardinale e la sua gente che arriva dalla fine del mondo, orgogliosa di mostrare i taovala, i teli in paglia che cingono i fianchi di giovani e anziani e le collane colorate, le kaoa di fiori polinesiani. Sono arrivati in infradito con i sandali a Roma, ma non hanno rinunciato alla loro tradizione, al colore della loro fede. I think they do have a sense of belonging. Penso che abbiamo fatto esperienza del senso di appartenenza, sono lontani ai confini in Oceania, ma la loro presenza, la loro venuta qui significa l'apprezzamento altissimo per la chiamata del Papa. Ha chiamato loro, ha chiamato me, guardateli, guardate come si sentono, sono nella Chiesa, sentono di appartenere alla Chiesa. Hanno imparato che siamo uno, che siamo parte della Chiesa, i loro volti, i loro costumi esprimono la gioia di essere qui. Uomini, donne e bambini che danzano e cantano la loro felicità, rappresentanza dei 14.000 fedeli cattolici di Tonga, che conta solo 100.000 abitanti. Isole degli amici chiamavano l'arcipelago i primi esploratori e guardando i tonghesi presenti oggi in Vaticano è facile capire il perché. Il neocardinale Mafi sarà il più giovane con i suoi 53 anni del collegio cardinalizio. No, this is a risposta.